Benvenuti e benvenute sul Mesim Education Podcast, l'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale. E benvenuti e benvenute appunto in questo episodio che in realtà è stato registrato molto tempo fa, pensate, in estate, e è stato il primo episodio che ho registrato dopo un lungo periodo di pausa, quindi mi sentirete all'inizio un po' titubante, ecco. Poi in realtà mi vedrete, insomma, che vado a ruota libera come sempre. Allora, io direi che non ci perdiamo ulteriormente in una intro magari tediosa e passerei direttamente alla presentazione dell'ospite di oggi. E dunque diamo il benvenuto a Raffaella Rossoricci con questo stacco che essenzialmente è perché questo episodio è stato registrato tempo fa e adesso siamo a diversi mesi di distanza, quindi vai con la registrazione. Benvenuta Raffaella Rossoricci oggi è qui con noi direttamente da Parigi. Ciao Raffaella, come stai? Ciao Alberto, molto bene, grazie. Tu? Ah, io guarda bene, in realtà non registro, ti dicevo prima, da un po', quindi sono un po' emozionato. Infatti questo inizio è anche un po', diciamo, meno professional del solito. Io volevo introdurti prima di tutto, prima di farti parlare, però secondo me sei qui, ti puoi introdurre da te, anche perché io quando ti ho visto per la prima volta ho detto: ah, cavolo, che figata questa, tutto questo che sto vedendo. Però io sono curioso di sapere la tua storia, perché tu sei italiana, più o meno mi dicevi sei italiana. Io sono italiana. Beh, nel senso che hai girato un po', e come ti sei ritrovata anche, diciamo, nel ruolo che stai ricoprendo oggi? Quindi un po' chi è Raffaella, da dove vieni, cosa fai, perché lo fai, così iniziamo un po' conoscendoci. Poi ti assicuro che anche quest'aura di emozione, che un po' di imbarazzo, ecco, che io non lo so, sono un po' emozionato oggi, si scioglie, andremo liberi come delle libellule nel cielo. Vai. Allora, io sono nata a Roma e poi però quando ero piccolissima i miei genitori si sono trasferiti a Bolzano e mia madre, essendo di Merano originaria, mio padre invece era calabrese, ci siamo quindi trasferiti a Bolzano e io sono cresciuta in un ambiente completamente germanofono, nel senso che io ho frequentato le scuole tedesche con mia madre e mia sorella e anche con una grande parte della mia famiglia parlo in tedesco, però io mi sono sempre sentita a mio agio in questa doppia cultura, diciamo, più legata, più nordica e poi molto molto meridionale, mediterranea, con un padre che era originario di Reggio Calabria. Quindi sono cresciuta lì, poi ho studiato a Bologna, ho studiato lettere e storia dell'arte, mi sono laureata su un pittore tedesco paesaggista del Settecento che è stato a Napoli, alla corte di Ferdinando IV e di Maria Carolina, e quindi ho anche questo legame, insomma, con Napoli e con quel mondo del Grand Tour che mi sta tutt'oggi molto a cuore. E poi in realtà ho lavorato per un bel periodo nell'editoria d'arte a Milano, dopo un anno trascorso a Parigi. Sono poi rientrata in Italia, sono stata a Milano per tanti anni e ho lavorato come editor nell'editoria d'arte. Poi trasferendoci, parlo di C perché mi sono trasferita assieme a mio marito e quello che è mio figlio, ma adesso ho due figli, ma insomma all'epoca c'era solo Samuele, e ho avuto l'occasione di scrivere dei libri per bambini, libri di storia dell'arte per bambini, e da lì è nata poi una collaborazione con un artista per organizzare dei laboratori di storia dell'arte dove veniva unita la teoria e la pratica per bambini. E da lì in realtà è nata la mia passione per la mediazione culturale. A quel punto ho preso una seconda laurea all'École du Louvre, ho fatto 2 anni, un Master 1 in museologia e un Master 2 in mediazione culturale, che tra l'altro è il Master che io oggi codirigo con altre 2 colleghe. Da lì poi ho iniziato a lavorare al Museo d'Arte di Storia Ebraica, qui a Parigi.
Parigi, e dove sono stata 8 anni e dove ho diretto il dipartimento didattico per 5 anni. Poi da lì, ormai da quasi 2 anni, sono responsabile della mediazione culturale per i musei civici di Parigi, che sono 14 e che sono gestiti da un ente centrale. E quindi io lavoro in questo ente centrale e, diciamo, ho varie missioni legate alla mediazione culturale per tutti questi musei. Questa è un po' la mia storia, eh. È la mia storia, diciamo, personale, professionale, che per me comunque è sempre intimamente legata, perché io dico sempre che sia la scelta di lavorare in un museo ebraico, quindi in un museo che tratta di minoranze e di scambi culturali da sempre, e anche il fatto di occuparmi di mediazione culturale, che per me è proprio un modo per creare dialogo, creare legami, costruire ponti, non è un caso, perché io fin da sempre sono stata sempre a cavallo di più culture. Io mi sento bene a Parigi anche perché posso pienamente essere un'italiana un po' anomala, nessuno mi mette in una casella, posso parlare più lingue e quindi rivendicare un po' questa identità plurima che mi appartiene, ma che è anche quello che, diciamo, irriga e nutre quotidianamente il mio lavoro. Ecco, non so se ho un po'... Oh, sono riuscita a presentarmi in poche frasi. Dai, dai, ci possiamo dire di sì, diciamo promossa, ma no, diciamo bene, promossa grazie. A pieni voti. E, ascolta, questa cosa che scrivevi libri di storia dell'arte per bambini, che poi sono stato il punto d'inizio da cui è partito anche un interesse per la mediazione, io questa cosa non la sapevo, noi ci siamo sentiti l'altro giorno, non mi era mai detto niente di questa cosa, e poi spero che alla fine dell'episodio, quando arriviamo al momento, insomma, consigli, ce ne dice almeno uno, vediamo se, almeno per provare a recuperarlo in qualche modo. Ascolta, io quindi faccio come sempre questo momento di presentazione, sia per far conoscere l'ospite che chiaramente nell'episodio compare, perché magari non tutti conoscono, anzi solitamente chi lavora nel settore dell'educazione non è che ha questo ruolo così, diciamo, in vista a livello mediatico, quindi lavoriamo sempre un po' nell'ombra finché poi non usciamo e andiamo incontro al pubblico, però solitamente, ecco, non difficile, insomma, ecco, avere un nome noto che appunto si riconosce. E anche perché solitamente quando si arriva a fare un lavoro di questo tipo, ma in realtà quando si progetta, quando si elabora un percorso, si parte inevitabilmente sempre da noi stessi, quindi anche avere un contesto su quello che è la vita della persona che in questo momento abbiamo di fronte ci fa capire, ecco, perché si trova in quel determinato luogo, posto, perché ha magari, nasce quell'interesse e così via. E quindi grazie. L'episodio però non è finito qui, iniziamo adesso con le prime cose, insomma, un po' più interessanti. La domanda di rito per tutti quelli che passano di qua, che devono subire forzatamente, ovvero: che cos'è per te l'educazione museale? Questa cosa che andiamo ad affrontare qui, che ha tanti punti in comune, ma solitamente si differenzia per alcune cose a seconda delle persone. Ma per me la mediazione culturale, un po' come ho già accennato, è proprio un modo per costruire dei ponti. Io, quando spesso mi chiedono, anche persone che non conoscono questo settore, mi chiedono qual è il mio quotidiano professionale, io dico sempre: io costruisco ponti tra una collezione degli oggetti d'arte, una storia, tutta questa storia polisemica, polifonica che gli oggetti raccontano ai visitatori, ma anche tra il museo, quindi tra il personale del museo, perché il museo è fatto sì da una collezione, ma è fatto da persone che ci lavorano, che cercano con molta dedizione anche spesso di far conoscere una storia particolare, o più che altro delle storie. Quindi creiamo ponti anche tra i visitatori e noi stessi, quindi il museo. E poi un aspetto che mi interessa sempre molto e che voglio
appunto mettere in risalto qui e anche i ponti che noi costruiamo tra visitatori diversi. E quando un progetto di mediazione riesce, secondo me è proprio quando il museo diventa quell'agora, no? quella piazza in cui certo. si discute, ci si confronta, ci si racconta delle storie diverse, e quindi quando il museo diventa proprio un luogo di socializzazione, quindi svolge appieno questa sua missione che secondo me ha di attore sociale, e quindi partecipare completamente alla vita di questa società e a svilupparla in un certo modo, portando dei valori sicuramente umanistici che io difendo. Ecco, questa per me è la mediazione, cioè creare dei ponti. Ponti in ogni settore, in ogni modo, tra le persone, mettendo comunque sempre al centro gli uomini, le donne che hanno poi costruito queste storie, e le opere non sono altro che testimonianze di queste storie umane. Ecco, questa per me è la mediazione culturale. Ti posso dire che non solo sono molto d'accordo, ma potrei anche specificare che io e Raffaella su questo punto non ci siamo messi d'accordo, perché io in alcuni momenti in cui ho parlato di che cos'è per me l'educazione museale, la mediazione, io ho proprio usato l'espressione, la metafora del ponte, quindi ti assicuro che è estremamente simile alle cose che anche io dicevo, e quindi questo mi dà anche la sicurezza per dire: Alberto, vai, comunque effettivamente qualcosa di buono la dici, la stai facendo, quindi continua così, perché forse non stai facendo qualcosa di brutto nel mondo e con questo podcast. E io tra l'altro aggiungo sempre una cosa, non so se su questo sei d'accordo anche tu, a me piace l'idea di costruire dei ponti, ma non forzare poi le persone ad attraversare questo ponte, nel senso, io ti ho dato uno strumento, ecco, questo è il ponte, poi se scegli di attraversarlo e di arrivare a raggiungere un oggetto, uno spazio, una persona e quant'altro, sta a te decidere se farlo o meno. È proprio per quello anche che parlavo di polifonia, di polisemia, nel senso che sono tante voci che hanno tutte lo stesso valore, la stessa dignità, la stessa ragione d'essere, e si incontrano. Poi si può essere d'accordo o meno, ma questo non vuol dire che non si possa comunque percorrere una strada comune insieme, pur rimanendo, insomma, nelle esatto. proprie specificità, però questo non toglie nulla al fatto che sia essenziale costruirli questi ponti. Poi ognuno sceglie se attraversarli, quando attraversarli, come attraversarli da soli o in compagnia. Questo poi dipende da ognuno di noi. Certo. Allora, entriamo un po' nel tema di questo episodio. Noi ci siamo sentiti settimana scorsa, abbiamo un po' riflettuto anche su quelle che potevano essere le tematiche, perché un po' come tutti quanti, tutte le persone, insomma, che fanno questo lavoro, noi ci occupiamo di tante cose. Ci occupiamo di educazione, di accessibilità, di inclusione, insomma, di varie cose, e con chiaramente alcuni approfondimenti, alcune specializzazioni nel caso dell'una o dell'altra persona, in base anche un po' alle attitudini personali. Quindi nel tuo caso era molto difficile anche riuscire a individuare una sola tematica, anche perché ti occupi veramente di tante cose, visto anche il tipo di ruolo in una città comunque molto grande, con tanti musei. E alla fine abbiamo deciso di mettere un po' d'accordo, diciamo, queste tante cose, parlando di relazione con il territorio attraverso la scuola. Una tematica che secondo me mette un po' d'accordo tutti quanti i musei, persino quelli italiani, che fanno spesso fatica, no, a costruire relazione con il territorio, ma che nel bene o nel male una relazione con le scuole ce l'hanno sempre. E quindi secondo me l'importanza di andare a trattare la relazione con il territorio attraverso la scuola potrebbe anche dare, perché poi chiaramente dipenderà poi dalle persone che ci ascolteranno, potrebbe dare anche l'avvio a diversi musei che magari
non hanno l'idea della scuola come aggancio per attivare delle relazioni col territorio, per attivare magari delle soluzioni che possano andare lì. Quindi la domanda, insomma, che andrà un po' ad aprire questa tematica è: qual è il rapporto che il museo quindi dovrebbe costruire con le scuole? Dico dovrebbe perché, insomma, non in tutti quanti i musei c'è questo tipo di rapporto. Ma il museo, essendo appunto un attore sociale di questa società che costruiamo tutti insieme, secondo me dovrebbe accompagnare la scuola, gli insegnanti, per dare ai ragazzi, alle generazioni future, delle chiavi di lettura e di comprensione del mondo in cui viviamo e in cui loro vivranno. Quindi non si tratta di sostituirsi né agli insegnanti né alla scuola in senso largo del termine, si tratta di rimanere all'interno delle proprie competenze. Quindi noi abbiamo delle competenze che sono quelle di trasmettere un patrimonio che è comune a tutti, di renderlo accessibile alle generazioni future, quindi, e ai ragazzi, e quindi di affiancare gli insegnanti, diciamo, in questo percorso, quindi fornire chiavi complementari a quelle che la scuola offre, rimanendo sempre nel nostro settore. Ecco, io non penso che il museo debba mai avere la pretesa né di sostituirsi né di fare al posto di, ma di accompagnare sì in modo diverso, specifico, perché noi abbiamo delle competenze specifiche, partiamo dagli oggetti, dalle storie che questi oggetti ci raccontano, degli artisti, del contesto culturale, dei committenti, di culture diverse che hanno fatto sì che quell'oggetto possa in un determinato momento essere creato e realizzato in quel modo, trasmettendo quei valori e quei messaggi. Ecco, questo il museo dovrebbe fare, secondo me, e quindi è fondamentale costruire il dialogo con gli insegnanti, con la scuola, per co-costruire dei progetti, un'offerta didattica per i ragazzi. E poi anche un altro ruolo che il museo dovrebbe avere è proprio abbattere quelle barriere che troppo spesso impediscono a molti visitatori, anche giovani, di varcare la soglia del museo. Quindi abbattere quelle barriere economiche, culturali, sociali, che fanno sì che il museo venga ancora troppo spesso percepito come un luogo non adatto, non fa per me. Ecco, questa frase io non vorrei più sentirla. Vorrei che il museo, ed è quello che facciamo, divenga un luogo in cui anche i ragazzi possano andare e tornare con le proprie famiglie, con i propri amici, anche per passare 10 minuti, perché no, a vedere un'opera, a dialogare, a scambiarsi delle impressioni. Ecco, questo è il ruolo per me che il museo dovrebbe avere per e con le scuole, quindi co-costruzione, non solo con le scuole e con gli insegnanti, ma anche con con gli enti, diciamo, più ufficiali, dai ministeri ai rettorati, agli ispettori, tutto quello che gravita, diciamo, intorno al mondo della scuola e fa sì che poi la scuola possa costruire e nutrire quelli che sono i cittadini poi responsabili di domani. Ecco. Io ti aggiungo una cosa che non so se potrebbe essere o meno una provocazione, oppure rientra anche in quello che, diciamo, pensi anche tu riguardo anche al ruolo che poi il museo può avere in questo, insomma, in un contesto educativo come questo, no? Molto spesso quando si lavora con le scuole, il museo, magari, cioè, almeno da noi in Italia succede molto spesso, non sono tantissimi i casi dove questa cosa non avviene. Però molto spesso quando si lavora con le scuole si resta sempre in una dimensione molto, diciamo, tra virgolette scolastica, nel senso la nozione che viene ricevuta, che viene data, quindi non si riesce mai realmente a parlare di relazione. Anzi, mi è capitato talvolta in qualche attività dove magari se proponevi qualcosa che si basasse sul concetto di relazione, attivare un interesse verso l'opera, insomma tutte queste
tematiche che vanno un po' a toccare degli elementi che non sono di studio, cioè principalmente di studio, insomma c'era qualche insegnante che un po' storceva il naso. Secondo me, diciamo, il museo potrebbe anche andare in una direzione, anzi dovrebbe andare secondo me in una direzione politica, ma politica nel senso che interessa proprio le persone, una cittadinanza, come dicevi anche tu, no? Per riuscire a costruire anche quella che è una cittadinanza attiva all'interno del museo, che possa poi costruire e crescere con il museo. E cosa ne pensi di questa cosa? Anche perché, insomma, trattare di argomenti che a livello politico vengono visti anche come degli argomenti, anche se secondo me certe cose non sono argomento politico, però lo diventano. E come il museo, cioè, potrebbe trattarli questi argomenti, anche perché non sempre è facile, non tutti quanti i musei riescono in questo tipo di impresa, e molto spesso, specie nei musei pubblici, si ha anche un po' di paura dal punto di vista anche ministeriale, amministrativo, insomma, in qualche modo, di, tra virgolette, sbagliare, ecco. Ma innanzitutto la paura è sempre una pessima consigliera, quindi partendo da questo presupposto io penso comunque ci voglia sempre coraggio. E tra l'altro ai miei studenti all'École du Louvre io un messaggio che do sempre loro e con cui in genere concludo il mio seminario è proprio quello che se vogliono davvero svolgere questo mestiere vuol dire che poseranno per forza un impegno civile e civico molto forte, che devono impegnarsi per davvero influire alla loro, come dire, al nostro livello. Non è che io ho delle ambizioni di cambiare il mondo, né sono ormai troppo grande, troppo vecchia per non me ne essere disillusa, ma però ma ogni piccolo mattoncino serve, anche se si va avanti di 10 passi poi torniamo indietro di 8, comunque due passi li abbiamo fatti. Quindi ecco, per risponderti, no, il museo ha il dovere di avere un impegno civile, civico, responsabilità politica, perché poi politica vuol dire civiltà, vuol dire cittadini, vuol dire costruire quella che è la società di oggi e quella futura, basandosi anche sulla società che è stata quella di ieri. Tutti gli argomenti si possono trattare e tutti gli argomenti si possono trattare partendo dagli oggetti e dal patrimonio che noi trasmettiamo. E l'importante è non, innanzitutto per un museo, non tralasciare mai questo aspetto sensibile, no? Di materialità. Quindi questo è fondamentale, è quello che ci differenzia dalla scuola, per esempio. Noi non partiamo dai libri, dalle proiezioni, partiamo da un artefatto, quindi. Ecco, prima cosa. Poi si tratta di sempre di, come dire, di dare delle nozioni storiche, culturali, basate sulla ricerca, su un patrimonio trasmesso, quindi anche all'interno del museo è fondamentale lavorare con i conservatori, con i ricercatori, con gli storici, con ecco, tutte queste figure che ci accompagnano. E poi cercare di trasmetterle ai ragazzi facendoli riflettere, perché è inutile dare un contenuto ampio in modo sterile, ma è importante suscitare la loro curiosità ricollegandoci a quello che loro già sanno, quindi senza presupporre nessun requisito, no? Propedeutico, diciamo, alla comprensione di un concetto anche complesso, perché i ragazzi, anche i bambini, possono capire qualsiasi cosa, sta a noi poi riuscire a trovare la chiave per accedere a loro. Quindi il museo deve parlare sì di politica, di conflitti, di guerre, di discriminazioni, di stereotipi, di sviluppo sostenibile. Tutti questi argomenti sono fondamentali e devo dire che io, avendo lavorato per tanti anni al museo ebraico, erano tutti temi che erano proprio al centro della nostra pedagogia, però c'è sempre stato un filo che mi ha guidato ed era sempre quello del ponte, cioè come faccio a costruire, a decostruire degli stereotipi, a
a valicare delle, come dire, dei passi che sembrano invalicabili, in cui i pregiudizi sono così forti, sono così resistenti. Beh, insomma, grazie proprio alla mediazione culturale, io penso, e ne ho davvero dei progetti che hanno funzionato in questo senso, perché ho avuto poi dei riscontri dai ragazzi, anche senza chiederli, che mi hanno confermato, insomma, il bisogno che il museo ha di avere coraggio e di affrontare qualsiasi argomento nel rispetto, insomma, di questa pluralità di voci presente anche in qualsiasi classe, in qualsiasi scolaresca, no? Quindi ascoltare i ragazzi e non per confortarli in quello che loro sanno, in quello che loro pensano, però facendo anche capire che magari si possono vedere le cose in un altro modo e che ci sono delle testimonianze concrete all'interno di un museo che ci raccontano una storia che forse è diversa. Per esempio, faccio un esempio molto concreto. Nell'ebraismo c'è un simbolo, uh-huh, che è il simbolo della mano con le cinque dita, e che è un portafortuna. La maggior parte dei ragazzi, ma anche degli adulti, sono convinti che questo simbolo sia un simbolo dell'Islam, un simbolo musulmano. Pochissimi sanno che in realtà non è un simbolo, innanzitutto non è un simbolo religioso, è un simbolo apotropaico, quindi un simbolo di protezione, un simbolo comunque culturale, non religioso. Poi legato certo a un certo tipo di credenza, diciamo, no? Che però è un simbolo che hanno moltissime culture che sono nate intorno al Mediterraneo, un simbolo che hanno in comune. Quindi nel momento in cui vengono al Museo Ebraico, vanno all'Istituto di Cultura Araba qui a Parigi e vedono che c'è lo stesso simbolo, che magari su un simbolo c'è la luna, c'è la, sì, e sull'altra mano c'è la stella di David, lì è un oggetto che ci racconta una storia e che forse ci fa riflettere che non tutto è come sembra al primo impatto. Ecco, questo per me è costruire coi ragazzi, partendo dall'oggetto, una storia. Poi magari io posso raccontare loro la storia in cui quell'amuleto, perché sono amuleti, sono nati. Quindi magari in Tunisia, in un contesto specifico, dove queste culture plurime vivevano insieme in un tempo ormai purtroppo remoto, ma non tanto, perché ci sono ancora delle realtà in cui questo è possibile, anche se sembra così difficile, soprattutto oggi, nel 2024, con tutto quello che sta succedendo. Ecco, di questo bisogna parlare coi ragazzi. Quindi è un argomento estremamente sensibile, estremamente politico, estremamente pericoloso, ma tutto può essere affrontato. Certo, anche perché poi noi parliamo di potenzialmente del concetto proprio del cambio di punto di vista. Tu dicevi, no, anche la questione di immaginarsi che un simbolo rappresenta una cultura, ma può essere anche rappresentativo di un'altra cultura, anche perché, diciamo, il concetto di una cultura chiusa è relativamente, cioè, è nato ieri essenzialmente, no? E quindi aprirsi ad un punto di vista differente, a maggior ragione, su una cultura di cui è difficile parlare oggi, soprattutto oggi, visto tutto quello che sta succedendo, significa anche riuscire ad attivare un pensiero critico, soprattutto nei ragazzi. Io immagino anche ragazzi adolescenti che in questi anni si stanno formando dei pensieri molto espliciti, ma anche molto manipolati da quelli che possono essere degli agenti esterni, senza però andare a considerare quegli elementi che sono magari elementi storici o elementi anche di multiculturalismo, che in realtà difficilmente vediamo passare anche nei media. E sotto questo punto di vista diventa fondamentale essenzialmente il lavoro che può fare un museo, perché quello che può fare un museo difficilmente poi può farlo a un altro tipo di istituzione, poiché chiaramente, come dicevi tu all'inizio, noi abbiamo il vantaggio di lavorare proprio con l'oggetto, cioè noi prendiamo a riferimento quell'oggetto e quell'oggetto è lì.
quindi possiamo interagire direttamente, cioè direttamente, indirettamente non lo tocchiamo, magari non, però nel senso abbiamo un contatto diretto con quell'oggetto e quindi chiaramente anche la narrazione che ne viene fuori e il contatto che quell'oggetto poi ha con le persone è molto diverso. E visto anche questi temi, vorrei dire complessi, non difficili, complessi nel senso che sono articolati, ecco, ma non difficili nell'esecuzione, nel senso magari difficili, ma non perché sono, sono sbagliati, in qualche modo sono lontani da quello che dovremmo fare. Ti è mai capitato, visto anche, insomma, quando lavoriamo con le scuole sono... di solito sono gruppi anche molto ampi, no? E a me è capitato spesso di sentire da parte di insegnanti, ma da parte anche di chi gestisce attività educative e quant'altro, vedere un po' nella persona disabile, perché parlare di disabilità per il semplice motivo che quando si lavora con le scuole e si lavora con un grande numero di persone, capitano sempre insomma anche delle persone disabili, quindi non necessariamente un gruppo organizzato di, ma può capitare che in un contesto ci sia una persona disabile. E a me credo spesso, quando si tratta di parlare di certi argomenti, di vedere la persona disabile trattata proprio come se non fosse abile quanto una persona normale, quindi in qualche modo allontanarla da certi argomenti, un po' come si fa oggi, no, con i bambini troppo piccoli, no, questa cosa è meglio non parlarne con loro perché sono un po' così. Ecco, quando, cioè, se ti è capitato, ecco, di lavorare con questo tipo di problematiche, di esigenze specifiche, e se ti è capitato anche magari come ci hai lavorato, perché comunque il tema è complesso a priori, e mi interessava sapere anche se questo tipo di condizioni poi vanno a determinare un modo differente magari anche di trattare e di mediare l'argomento. Ma innanzitutto nessun alunno con una qualsiasi disabilità è stato mai escluso dai nostri gruppi. Quindi l'unica cosa che chiediamo è all'insegnante di avvertirci prima del tipo di situazione dell'alunno, degli alunni, in modo che in anticipo si possa adattare sia il formato che il discorso, ma per tutti i ragazzi. Quindi se abbiamo una disabilità di tipo intellettuale, possiamo benissimo ridurre la visita, per esempio, e dare più spazio al laboratorio per poter poi lavorare su certe nozioni durante il laboratorio. Oppure se una disabilità, insomma, non so, come si dice, dell'udito oppure visiva, abbiamo degli strumenti sia tattili sia supporti video, supporti, insomma, supporti di vario tipo che ci permettono comunque di includere il ragazzo. Oppure un'altra cosa che può essere, che abbiamo fatto anche, creare magari dei piccoli gruppi, responsabilizzare un alunno per coinvolgere tutti gli alunni di un piccolo gruppo e svolgere laboratorio anziché in modo individuale per gruppi, in modo che poi il ragazzino che ha difficoltà, non so, a usare le mani o qualsiasi cosa, non si trovi in difficoltà, perché comunque ogni gruppo avrà un ragazzo che ha un determinato compito e una ripartizione dei ruoli, ecco. L'importante è saperlo prima, perché ci siamo anche trovati in difficoltà, sì, quando per esempio non eravamo preparate, allora poi sta all'educatore o all'educatrice adattarsi e tirar fuori questi strumenti che esistono, che comunque proponiamo in questi casi. Poi ci sono altre certe attività, e questo lo segnaliamo comunque nelle nostre presentazioni dell'offerta didattica, che non sono adatte a un certo tipo di handicap. Perché voglio dire, per esempio, uno dei nostri musei, il Museo Civico di Parigi, il Museo della Liberazione di Parigi, dove nel sottosuolo c'è quello che era il posto di comando della Resistenza a Parigi. Non c'è ascensore,
quindi una scuola che prenota quel tipo di attività, che prevede che bisogna scendere nel posto di comando e c'è un ragazzino che è in sedia a rotelle, purtroppo non sarà possibile, quindi verrebbe escluso. Quindi magari possiamo proporre qualcos'altro, ecco. E quindi viene proprio segnalato nei nostri supporti in cui viene presentata l'offerta, viene insegnato questo. Io ne approfitto allora per fare un appello anche ai musei che cercano in tutti i modi di essere accessibili al 100%, perché quando venne Annalisa Trasatti qui del Museo Omero si è parlato proprio di questo. L'accessibilità al 100% è un po' un'utopia, perché c'è sempre qualcosa che magari va bene uno, non va bene all'altro, quindi possiamo anche un po' sfatare il mito che il museo accessibile al 100% non esiste. La cosa importante però, ecco, è avere la consapevolezza che nel momento in cui mi relaziono con un pubblico, avere un mindset che sia non soltanto legato al momento X, ma ad una organizzazione strutturata di quella che dovrebbe essere poi una serie di accortezze che possono facilitare l'accessibilità del pubblico, è quello che fa la differenza. Quindi va bene se non siete accessibili, ma un conto è un museo magari che non è accessibile perché non ha mai, diciamo, iniziato a fare delle iniziative o non si è mai interessato alla problematica. Un conto è dire no, questo museo non ha tante cose, questa cosa è accessibile per uno, quest'altra per uno, perché c'è una consapevolezza molto l'importante diversa. L'importante è anche includere la riflessione sull'accessibilità universale, perché è quello a cui tendiamo, anche se utopica, sono d'accordo, ma comunque questo non vuol dire che l'obiettivo non possa essere quello. Bisogna includere questa riflessione nel momento dell'ideazione delle attività, di un progetto, quindi porsi le domande fin dall'inizio, perché poi arrivare dopo è sempre troppo tardi e quindi alla fine c'è sempre un motivo più che plausibile per non rendere accessibile un'attività, e questo non deve succedere. Quindi bisogna porsi le domande ormai prima, cioè nel momento in cui si pensa o a museo, o a un nuovo percorso, a una nuova attività, a un progetto, a qualsiasi cosa. Quindi a quel punto si possono anche valutare gli impatti anche economici, no? Che certe volte sono sopravvalutati, perché se ci si pensa fin dall'inizio non ci vuole poi così tanto a pensare un testo, a scriverlo un po' più grande, a scriverlo, a registrare anche un audio, a pensare anche a un testo in lingua più semplice, semplificata, insomma, da tutti quegli accorgimenti, quegli strumenti che sono comunque che abbiamo a disposizione per rendere accessibile un'attività. Oppure munirsi di un iPad per un ragazzino dislessico che magari non può scrivere, o dispraxico, quindi può fare l'attività in un altro modo senza escluderlo. Ecco. Ci racconti qualche progetto? Qualcosa che magari ti è rimasto proprio dentro? Cioè quel progetto, cioè sai cosa, domani io lo faccio, cioè lo rifacciamo subito perché proprio mi è piaciuto tantissimo. Allora, progetti per le scuole, sì, è vero, ce ne sono stati tanti, ma forse ce n'è uno che proprio mi sta a cuore, che ormai risale a qualche anno fa, e uno recente, su un argomento un po' diverso. Il primo è stato un progetto per delle classi, 5 classi, di 2 scuole diverse, un liceo e una scuola media. Un progetto che si chiamava proprio Conversazioni al plurale, dialoghi e scambi culturali intorno al Mediterraneo. Questo era il tema. E siamo partiti dalla collezione del Museo Ebraico delle comunità appunto marocchine, algerine, italiane, tunisine, per far riflettere appunto ai ragazzi a questi, quello che si diceva prima, no? Queste culture, identità plurime che hanno poi fatto nascere questa cultura del Mediterraneo così variegata e così ricca.
Però l'abbiamo fatto solo attraverso visite, laboratori in tanti musei diversi, anche al museo d'arte appunto araba, al museo di arte extra occidentale, insomma tanti musei a Parigi, all'Istituto di Cultura Islamica. Ma abbiamo lavorato, abbiamo coinvolto in questo progetto 5 coreografi che hanno poi lavorato durante tutto un anno scolastico con i ragazzi, nutrendosi di quello che loro hanno visto e sentito durante le visite, i laboratori, per creare una coreografia di una danza contemporanea, in cui però i ragazzi hanno potuto anche far sentire la loro voce, la loro lingua d'origine, perché in parte questi ragazzi erano arrivati da poco in Francia, perché abbiamo lavorato con 2 classi anche di liceali che accolgono ragazzi immigrati da poco, che ancora non parlano bene francese, che quindi prima di essere integrati in una classe diciamo francofona di un liceo, vengono prima inseriti in una classe speciale in cui imparano il francese per poter poi seguire le lezioni in francese. E quindi queste classi, certo, sono classi particolari che però sono integrate in un sistema scolastico pubblico. Ecco, 2 di queste 5 classi erano delle classi con questi ragazzi. E quindi questi ragazzi hanno, nel corso di questa coreografia, anche fatto sentire la loro lingua d'origine. E quindi c'è stato come una danza unita alla voce, al canto, ed è stato un progetto molto bello che ha unito questi ragazzi, ha unito le classi, ha fatto sì anche che dopo tutti questi mesi non solo abbiano sicuramente scoperto delle culture diverse che non conoscevano, ma hanno anche imparato loro stessi a non avere pregiudizi nei confronti di una cultura presente nella loro classe piuttosto che un'altra. Ecco, e questo progetto, che era un progetto molto finanziato dalla regione, dalla provincia e dal ministero e dal museo ebraico, si è inserito in realtà in un progetto molto più ampio che il museo porta da tanti anni su questo dialogo tra le culture, e che ci ha poi permesso 4 anni fa di creare uno strumento didattico, un kit didattico che abbiamo realizzato con i fondi, sempre fondi ministeriali dell'educazione e della cultura, assieme all'istituto, all'Institut du Monde Arabe, quindi l'Istituto del Mondo Arabo qui a Parigi, e che è uno strumento, un kit didattico digitale che viene offerto a tutte le classi che fanno questo tipo di percorso, di visita, non il progetto di coreografico, quello era un progetto molto più, esistono delle visite che sono delle visite, una al museo ebraico, una all'Institut du Monde Arabe. Se gli insegnanti si iscrivono a questo percorso incrociato, ricevono in omaggio questo kit didattico per poter sia preparare che lavorare dopo con i ragazzi su questi temi, partendo dagli oggetti che i ragazzi avranno o andranno o visto nei musei. Ecco, questo è un progetto molto completo che quindi proprio cerca di avere un impatto sul territorio molto forte su queste tematiche. Questo è un progetto. Un altro progetto è quello fatto quest'anno su altri temi, ma sempre temi attuali e cruciali, di sviluppo sostenibile, di educazione alla protezione dell'ambiente, che abbiamo svolto con 2 classi elementari, di quinta elementare, una classe di Parigi e una classe di fuori Parigi, proprio perché l'idea era di unire dei bambini e bambini cittadini di una grande città come può essere Parigi e bambini di un piccolissimo paesino vicino alla foresta di Fontainebleau,
per riflettere insieme, sempre partendo dai musei e da delle mostre su temi legati alla natura, su questi temi molto attuali di protezione dell'ambiente. E le due case hanno lavorato per vari mesi con un artista che nel suo lavoro promuove e riflette su questi temi per realizzare un'opera plastica, una creazione, diciamo, di tipo plastico. E quindi questi bambini hanno frequentato musei, hanno visto mostre, per esempio mostre anche di paesaggisti dell'Ottocento che hanno per primi cercato di salvaguardare la foresta di Fontainebleau, come Théodore Rousseau. E c'è stata proprio una mostra al Petit Palais, che è uno dei nostri musei, che ha dato spunto a questo progetto. Insomma, molto variegato, perché hanno visitato almeno 3-4 musei, hanno lavorato con i nostri educatori e poi hanno lavorato con quest'artista. E alla fine c'è stata una restituzione, diciamo, del progetto nei due musei, con tutte le famiglie, i ragazzi, i bambini, perché sono piccoli, erano di quinta, appunto, elementare. Ecco, questo è un altro esempio di un altro progetto, sempre cofinanziato dai rettorati, quindi dal Ministero dell'Educazione e dal Ministero della Cultura e dalla Città di Parigi, perché noi siamo Città di Parigi, per appunto lavorare con i ragazzi su temi attuali, politici, perché anche questo è un argomento comunque politico, ma con gli strumenti che noi musei abbiamo a disposizione, quindi le opere d'arte e la creazione. Ecco, questi sono forse due progetti che mi stanno molto a cuore e che riflettono un po' o esprimono quello che io ho cercato di dire prima in modo più teorico, insomma, è un'applicazione di una teoria che però porta i suoi frutti. Io spero che tutto questo riesca anche a far comprendere a tanti di quei musei che fanno molta difficoltà ad affrontare dei temi politici e dei temi anche complicati, sicuramente più complessi rispetto alla sola visita guidata, che effettivamente il museo come spazio sociale, come luogo anche politico, come luogo dei cittadini è un po', diciamo, la funzione che inevitabilmente dovrà assumere anche il più piccolo museo di periferia. Anzi, piccoli musei di periferia poi sono anche, secondo me, più avvantaggiati nel fare questo rispetto ad un grande museo. E ovviamente io ti chiederò naturalmente i link di questi progetti, soprattutto se è possibile anche dare una sbirciatina al kit didattico digitale, perché mi interesserebbe molto, anche perché io fino a poco fa ho lavorato con una comunità di minori non accompagnati dall'Egitto, e in realtà è molto interessante lavorare poi su questi aspetti. E diciamo, il punto in comune tra i due progetti è sempre il fatto che lavorare con persone diverse da noi ci apre ad un concetto diverso di quella che è proprio il quotidiano, ecco, la vita quotidiana, sia che sia legata un po' alla lingua, sia che sia legata a una cultura anche oltre mare o anche più in là, insomma, sia che si stia parlando di città, metropoli, periferia, quindi natura, si aprono sempre dei discorsi in base a quelle che sono le differenze. Ascolta, io ti chiedo quest'ultima cosa, poi chiudiamo, ci siamo un po' dilungati. Ti va di dare qualche consiglio, che può essere un consiglio per chi è già esperto, chi già fa questo lavoro, ma anche per chi si sta approcciando, diciamo, a questo sentiero estremamente brullo che è il sentiero della didattica museale, dell'educazione museale, della mediazione culturale, come viene chiamata in Francia, perché poi cambia nome da luogo a luogo. Allora, sì, sicuramente. Allora, quello che mi viene in mente è, innanzitutto, per i professionisti, appunto, della mediazione dei musei che noi siamo, un podcast molto interessante che è stato realizzato qui in Francia da un dipartimento che è legato all'Università della Borgogna, quindi parliamo di Digione. Questo dipartimento si chiama OSIM, cioè Office de Coopération et d'Information Muséale, e che ha come obiettivo di creare sempre dei ponti e delle passerelle tra la ricerca e il mondo dei musei.
E questo Sim, che pubblica anche una rivista che si chiama La Lettre dello Sim, ha dato vita a un podcast già qualche anno fa sull'inclusione, si chiama proprio Inclusion. Ed è estremamente interessante, con tante persone che sono intervenute di contesti diversi. Ecco, questo sicuramente mi sento di dire che è un supporto interessante. E poi volevo segnalare una pièce teatrale, che è anche diventato un piccolo libro, di un artista e uno scrittore che si chiamano Valérie Mregen e Mohamed El Khatib, che hanno pubblicato questo libro, che però in origine è una pièce teatrale, che si chiama Guardian Party. E loro, grazie a questo lavoro, hanno dato voce a tanti agenti o guardiani di sala di tanti musei in tutto il mondo, per far, come dire, mettere un po' in evidenza questo mestiere di guardiano di sala, troppo spesso dimenticato, invisibile. Ma bellissimo. Eppure sono le persone, i professionisti che sono sempre nei musei, che noi incontriamo, noi che andiamo nei musei quotidianamente, li vediamo sempre. Troppo spesso queste persone sono completamente invisibilizzate, non esistono. Stupendo. Ed è un libro, una pièce teatrale che poi loro hanno portato in giro in molti musei. Qui è stata presentata al Pompidou, è stata presentata al Museo del Mediterraneo a Marsiglia, ma anche all'estero, in cui appunto questi guardiani parlano, ci raccontano quello che loro vedono quotidianamente, quello che loro pensano e anche subiscono quotidianamente. Quindi è un'azione anche lì molto politica, e molto molto interessante. Questo libro è in tutte le lingue, perché loro hanno pubblicato l'originale e poi accompagnato sempre da ritratti fotografici di questi guardiani. È molto interessante, quindi da San Pietroburgo a Berlino, mi sembra che ci sia Roma, adesso non mi ricordo più, Parigi, insomma, Stati Uniti. Questo è un libricino piccolo, ma è molto molto interessante. L'hanno chiamato appunto Guardian, Guardian Party. Ecco, forse questo. Stupendo. E poi sì. E poi un altro libro, forse di Claire Merleau-Ponty, che qui è una specie di monumento, che è stata anche la mia insegnante all'École du Louvre, e poi è stata collega all'École du Louvre, che ha fondato qui a Parigi negli anni 70 il Museo dei Bambini, il primo museo in Francia interamente dedicato ai bambini, che si chiama il Museo en Herbe. Lei ha scritto qualche anno fa questo libro, si chiama Le Jeune Public au Musée, quindi i bambini al museo, dando tantissimi consigli pratici di tutti i tipi, ed è sicuramente un libro che tutti noi dovremmo avere e consultare. Io ce l'ho sempre con me. Ecco, questo sì, forse questi sono i tre consigli. Bene, bene, Raffaella, io, a parte tre consigli stupendi, devo dire la verità, io tutto mi sarei aspettato tranne una pièce teatrale come consiglio, la primissima volta che succede, e che figata, veramente, stupendo. E toccherà recuperare un po' di cose, insomma, sicuramente. E io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui oggi, per aver accettato l'invito, anzi proprio anche per avermi permesso di conoscere una persona molto aperta, una persona con cui poter anche dialogare, discutere e quant'altro. Quindi di questo veramente ti ringrazio. Grazie con tutto il cuore. Grazie a te per l'invito, per avermi dato la possibilità, insomma, di parlare di tutto ciò che io amo, che io faccio, e cerco di in questo modo di contribuire in piccola parte, insomma, a quello che è il nostro mestiere. Ma in realtà, vabbè, noi, come ci dicevamo anche prima, il tuo contributo, il tuo nome involontariamente è uscito anche già altre volte, perché noi prima ci siamo detti che tu sei essenzialmente a capo del gruppo che poi ha dato vita anche a quel poster dedicato all'accessibilità, di cui ne ho parlato varie volte anche su Instagram, insomma, e anche credo anche sul podcast. Quindi chi mi segue da un po' l'avrà già visto. E in realtà involontariamente eravamo già connessi in qualche modo, ti avevo già fatto conoscere a tante persone, non
non con la volontà, ecco, però c'è stato. Quindi e questo mi dà l'occasione anche di dire che io coordino, sono referente per l'ICOMSECA della Francia, quindi organizzo anch'io dei webinar qui in Francia per i colleghi, insomma. E il gruppo di cui parli, sì, è un aspetto più internazionale del mio ruolo all'interno dell'ICOM SECA. Bene, Raffaella, io quindi ti ringrazio ancora, ti saluto, io spero che ci vedremo presto, magari a Parigi, anche perché io spero di poter passare presto a Parigi. Mm-hmm. E quindi in quel caso ti offrirò una bella fetta di parmigiana, ecco, perché giustamente sono di Napoli, quindi il caffè non sono bravo a farlo, quindi almeno faccio la parmigiana, facciamo così. E adoro la parmigiana. Ah, perfetto, perché la mia parmigiana perché è spettacolare. Fa anche in Calabria la parmigiana. Ah, è vero, però è diversa rispetto a quella napoletana. Com'è è diversa? Diverso, però è bellissima anche quella. Ci credo. Allora facciamo una gara di parmigiana. Io non so se tu sei una brava cuoca. Facciamo parmigiana napoletana contro quella calabrese, ah, sì. E vinciamo sempre, perché tanto ce la mangiamo, quindi va posso benissimo fare sempre. Posso fare anche le polpette di melanzane. Buonissime. Va bene, Raffaella, io ti mando veramente un abbraccione e ci sentiamo e vediamo prestissimo allora. A presto. Grazie mille, ciao. Ciao. Bene, per questo episodio registrato molto tempo fa è tutto. Io vi ricordo che il podcast è un progetto totalmente autoprodotto e totalmente indipendente, per cui se volete supportare il progetto trovate tutti quanti i link in descrizione, tra cui un link per offrirmi addirittura un caffè, sta cosa nuova che ho messo, insomma, se volete trovate lì tutte quante le informazioni per seguirmi anche sui social, per essere aggiornati, insomma tutto quello che potete trovare. Nella descrizione dell'episodio trovate tutti quanti i link delle cose di cui abbiamo parlato e se qualcosa manca vi invito naturalmente come sempre a segnalarmelo. Bene, io vi ho preso già abbastanza tempo con questo episodio molto lungo ma sicuramente molto interessante. Mando un abbraccione a tutte le persone che ci seguono come sempre e ci vediamo nel prossimo episodio che dovrebbe essere fra 2 settimane, quindi come sempre di domenica, ma nel caso in cui dovesse essere rimandato, in quanto in questo periodo ci sono veramente tantissime cose da fare, poi si avvicinano i giorni di festività, quindi non è detto che magari possa accadere qualcosa, vi invito a seguirmi su Instagram dove potrete essere aggiornati su tutte le possibili variazioni. Bene, per questo episodio veramente è tutto, io vi saluto, vi auguro buona domenica e ci vediamo al prossimo episodio, ciao!